Immettevano nel mercato luminarie natalizie destinate ad addobbare alberi e balconi, ma considerate potenzialmente nocive e pericolose per la sicurezza e per la salute. La finanza ha individuato due negozi gestiti da commercianti italiani nei comuni di Vigonza e Albignasego. Commercializzavano catene luminose prive dei requisiti minimi di tracciabilità del prodotto e con una marcatura CE non conforme agli standard richiesti. I finanzieri hanno scoperto la filiera di distribuzione, che partiva proprio da un importatore di etnia cinese, attivo da anni a Padova e con buona parte dei clienti da tutto il nord-est. Le operazioni hanno portato al sequestro di oltre 30.000 catene luminose che, se immesse nel commercio, avrebbero prodotto profitti per circa 500.000 euro.